punto alla rovescia per il ritorno tra le suggestive vie del piccolo comune di Cagli della processione del Cristo morto, un'antica tradizione dal grande impatto emotivo che si ripete da circa 500 anni e che raggiungerà il suo culmine durante l'imponente processione del 29 di marzo. Sabato mattina, nella chiesa di San Giuseppe, grande emozione tra il pubblico presente per la celebrazione del 100° anniversario delle 3 statue portate in processione la sera del Venerdì Santo, San Giovanni, la Maddalena e la Madonna Addolorata. Presenti alla cerimonia fra il pubblico presente, Luca Santini, della Confraternita del Santissimo Crocifisso e San Giuseppe, e il sindaco di Cagli, Alberto Alessandri. Alberto, lei ha detto una realtà importante, quello della Confraternita, questo patrimonio non lo perderemo. Certo, non lo perderemo, ormai ne siamo sicuri perché anche oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione e un evento come questo abbiamo anche oggi vista la presenza di 3 generazioni che ormai sono radicate, ormai sono dentro questa, insomma, questa bellissima tradizione del Venerdì Santo, quindi siamo sicuri che insomma, questa tradizione ormai è diventata patrimonio di tutti i cagliesi, è sentita da tutti i cagliesi. E quindi con grande orgoglio possiamo dire che un grande lavoro è stato fatto, che ormai abbiamo questa certezza e credo che anche con la presenza degli amici di Cantiano, della turba di Cantiano, anche con i rapporti che si sono instaurati con Gubbio, questa tradizione tenderà ad aumentare, tenderà ad avere sempre più valore e tenderà a rappresentare i nostri territori ogni giorno della nostra vita negli anni a venire. 3 opere d'arte, testimonianza di fede e devozione, realizzate a misura d'uomo con pino cembro della Val di Fiemme, grazie allo scultore, falegname, artista e poeta bresciano Emilio Righetti, noto per i suoi molteplici lavori in Italia e all'estero. Oggi è la conclusione delle celebrazioni di queste statue. Quando sono iniziate? Queste celebrazioni sono iniziate durante il periodo quaresimale con 3 catechesi che si sono svolte nella sala dell'Episcopio di Cagli e sono 3 catechesi intitolate ai 3 personaggi che rappresentano le 3 statue con 3 relatori che hanno parlato un po' di alcuni momenti e alcuni passi del Vangelo legati alla passione di Cristo. Oltre ad essere opere d'arte, queste statue sono che cosa rappresentano per voi? Per noi diciamo sono il fulcro un po' delle nostre processioni del Venerdì Santo, infatti insieme alla statua del Cristo morto, che è una statua del 1500, prendono vita durante tutto i riti del Venerdì Santo, a partire dalla mattina fino alla sera, quindi sono molto devoti, i cagliesi sono molto devoti a queste statue. Che lavori sono stati fatti? Abbiamo fatto un lavoro di pulizia, era tanto tempo che non venivano ripulite, quindi non è stato fatto un vero restauro e grazie a Roberto Battistelli, che è un'eccellenza cagliese, ha riportato e ha dato vita a queste statue. Un punto di riferimento, un faro di speranza e unione per l'intera comunità.